Canetti ha scritto uno dei più grandi romanzi del Novecento, che in italiano è tradotto con il titolo di Auto da fé, ma è contemporaneamente, sebbene non sempre gli venga riconosciuto questo ruolo, uno dei maggiori pensatori politici del Novecento. Probabilmente Canetti è uno dei pensatori per i quali ogni aspetto dell'esistenza, anche minimo, è totalmente politico. Uno dei maggiori motivi di interesse di massa e potere di Canetti consiste esattamente in questo: il considerare politico qualcosa che generalmente non viene considerato tale. Massa e potere è diviso nei due grandi blocchi della massa e del potere. In entrambi i casi, Canetti ridefinisce profondamente entrambi questi concetti. Cominciamo dal concetto di massa. Canetti si oppone decisamente a qualsiasi concezione negativa o svalutativa della massa. Questo tipo di concezioni sono particolarmente presenti nella prima parte del Novecento. La massa viene interpretata come un gregge, come un insieme amorfo, eterodiretto, comandato dall'esterno, che non può esistere senza un capo. Canetti si oppone con tutte le sue forze a questa concezione e cerca di sviluppare un concetto di massa profondamente diverso. Per Canetti, la massa è un'esperienza che ci permette di sfuggire alla figura chiusa della nostra individualità. Nella massa avviene, secondo Canetti, qualcosa che ci permette di non essere più degli individui, completamente racchiusi in noi stessi. Ciò che succede nella massa è la scarica, è quel momento in cui un insieme di individui cessa di essere un coacervo amorfo e in cui tutti perdono il timore di essere toccati. L'Incipit di Massa e Potere è un testo memorabile. Parla del timore di essere toccati e di come nella massa questo timore vada completamente e improvvisamente perso. Inoltre, la massa permette un'altra delle esperienze che generalmente ci sono precluse, la perdita della spina del potere. L'esperienza della massa, della scarica che ci rende tutti uguali, questo momento di uguaglianza radicale, ci permette anche di liberarci dalle spine che il comando del potere ha conficcato dentro di noi. Che cosa sono le spine? Che cos'è il potere? Anche qui Canetti, ridefinisce profondamente il concetto di potere. Il potere per Canetti non può essere compreso o non può essere espresso attraverso universali di diritto. Il potere è un'azione. Generalmente è un'azione corporea, un'azione che ha a che fare con la sfera del corpo. Per Canetti mangiare è un atto politico, i denti sono un ordine politico, sono la prefigurazione di un ordine. Quindi ogni gesto, anche minimo, è per Canetti completamente politico. Ora, il potere, secondo Canetti, possiede una propria logica. Possiede un modo di funzionare costante che lo contraddistingue. La logica del potere consiste essenzialmente nel crescere e nel sopravvivere. Ogni potere e ogni potente vuole essenzialmente queste due cose, crescere e sopravvivere. Ora, la logica del potere è tale per cui crescere e sopravvivere comporta diminuire o eliminare le possibilità di esistenza e di vita di altri. Ogni volta che subiamo un potere, ogni volta che subiamo un comando, si conficca, secondo Canetti, nel nostro corpo una spina, qualcosa, un'energia, alla quale Canetti dà il bellissimo nome di spina. Quindi il potere ha sempre a che fare col corpo, è qualcosa che colpisce i nostri corpi e vi rimane dentro.
Questo è il fascino molto profondo della riflessione di Canetti. Questa riflessione conduce però a un problema fondamentale. Se la logica del potere è quella del crescere e sopravvivere, si può vivere senza esercitare un potere? Possiamo uscire dalla logica del potere? Possiamo vivere uscendo dalla logica del potere? Questo è il grande tema dell'ultimo Canetti. Bisogna ricordare, spesso lo si dimentica, che Massa e Potere è un'opera incompiuta. Avrebbe dovuto essere seguita da un altro volume, che Canetti non ha più scritto, in cui si trattava il tema della metamorfosi, come sfuggire al potere attraverso la metamorfosi. Questo è il grande tema inconcluso, quello che Canetti ha lasciato da pensare.